Comincia un altro giorno nella savana. Il leone si sveglia sapendo che dovrà correre più veloce della gazzella. E la gazzella si sveglia sapendo che dovrà correre più veloce del leone. Il bradipo non si è svegliato affatto. Ci sono anche Pikachu, Bulbasaur, è arrivato anche Doraemon. Solo non si vedono i due liocorni. Pronto? Qui è la voce narrante, mi dica. Come? Un'altra replica di Esplorando il corpo umano. Senta, nonnino, è dall'82 che va avanti questo cartone animato. Comincia un'altra noiosa giornata all'interno del corpo umano. I globuli rossi, insieme agli zuccheri, le piastrine e le mustasi, come sempre, girano a caso, senza avere la benché minima idea di cosa fare. Quanta allegria, quanta gioia, quanto entusiasmo all'interno del corpo umano. Per completare questa fiera di imbecilli, ecco arrivare uno stupefacente neurotrasmettitore che stimola la contrazione di uno stupefatto muscolo che si pompa con grande entusiasmo. Andrea! Lo sapevate? Cosa fa un virus e un batterio quando entra dentro al corpo umano? Turbatori di quiete su Reeducational Channel. Ma com'è che fa entra virus e batterio dentro al corpo umano? Che usa lo muto. Muto. Sì, usa muti. Ecco il batterio della carie che si avventa sullo zucchero. Lo afferra. Comincia vistosamente a leccarlo su una mano. Lo zucchero è schifato. Ma sembra puoi provare uno strano piacere. Nel mentre il virus, con un'agilità felina, minaccia l'incolumità degli altri componenti del corpo umano. Ma ecco arrivare in aiuto le componenti del sistema immunitario. Il globulo bianco afferra il batterio con una mano e comincia a fagocitarlo. Nel momento gli linfociti si occupano del virus, colpendolo ripetutamente con gli anticorpi. E poi con una reazione di proprietà incessante e un vecchio fuoriuscente e anche questa giornata al fine volge al termine. E come si esce dal corpo umano? Esatto. Con la stupidezza, confetto Falqui. Basta la parola. Próximo.